L'idea è nata tanti anni fa, quando fui eletto negli organi scolastici per la componente genitori. Io dei temi della scuola non me ne intendevo allora e ancora compiutamente non me ne intendo oggi. Siccome sono una persona che quando assumo un incarico o nel bene o nel male voglio esprimere qualcosa, mi sono abbonato alla riforma della scuola, la rivista Riforma della Scuola. Ebbene, tramite questa rivista sono venuto a conoscenza che nel nord d'Italia stavano costituendo i musei della cosiddetta civiltà contadina. Mi sono detto, ma io vivo in campagna, quindi se io intraprendo un'iniziativa di raccolte degli utensili agricoli non mi sarà difficile. E mi sono messo alla ricerca e alla raccolta di questi attrezzi agricoli. Purtroppo le visite al museo non sono frequenti. E questo ci sarebbe bisogno di una premessa molto ampia che non posso farla telefonicamente. Ma tutto quello, e allargo anche la cerchia degli eventuali visitatori, tutto quello che puzza di stalla, che i contadini portano, è tenuta in lontananza dalla stragrande maggioranza dei cittadini. Del resto, il museo racconta la storia del lavoro. Lei ha mai visto su un dépliant turistico una fabbrica da visitare? Io non l'ho mai incontrato e vista. Quindi praticamente c'è tutto, da una formazione culturale che non si basa tanto sui lavori, ma soprattutto sulle pinacoteche, sculture, archeologia, questo è senz'altro da visitare e da apprezzare, ma credo che sia importante includere in queste visite anche le collezioni e i musei che raccontano la storia del lavoro.